Ciao! Bentornato al programma TV di oggi con notizie come Barbara D'Urso, figura ben nota nell'industria dei media, sta attualmente navigando un periodo difficile nella sua vita professionale. I recenti sviluppi hanno gettato un'ombra di incertezza sul suo futuro. Come molti sanno, Pier Silvio Berlusconi, il decision maker di Mediaset, ha scelto di rimuoverla dal timone di Pomeriggio 5. Il suo contratto con Mediaset sta per scadere tra pochi mesi, e sembra non ci sia intenzione di rinnovarlo. Questo lascia D'Urso potenzialmente senza una piattaforma a partire da dicembre. Negli ultimi giorni, ci sono state speculazioni intriganti sul futuro di D'Urso. Tuttavia, la realtà che è emersa è piuttosto diversa e, soprattutto, ufficiale. Questa rivelazione ha infranto le speranze di milioni di spettatori. Nonostante i forti rumor, non c'è ancora certezza sul domani professionale di D'Urso. Resta da vedere se Mediaset le offrirà una proposta temporanea o se resterà senza programmi. L'incertezza sul futuro di D'Urso è stata ulteriormente aggravata da un'altra notizia. Probabilmente sperava in una telefonata che avrebbe rilanciato la sua carriera su un'altra rete, ma le cose non sono andate in quel modo. Le dichiarazioni ufficiali sono state fatte durante la presentazione dei palinsesti, e il nome di D'Urso è stato definitivamente negato. Secondo Urbano Cairo, il proprietario di La 7, non ci sono piani per portare Barbara D'Urso a bordo per la prossima stagione televisiva. Ha dichiarato: "Abbiamo un'identità molto precisa che stiamo rafforzando sempre di più". Mirta Merlino ha lasciato La 7 e L'aria che tira dopo 12 anni. Aveva bisogno di fare qualcosa di diverso da quelle 2 ore e mezza del mattino, che pesavano un po' su di lei. Barbara D'Urso è una grande professionista, ma non abbiamo mai preso contatti con lei. Nel frattempo, il 10 e l'11 luglio, Barbara D'Urso ha scelto di concedersi un po' di relax tanto necessario, condividendo immagini e video del mare su Instagram. Si è diretta in spiaggia per lasciarsi alle spalle ogni tipo di stress. Per quanto riguarda il futuro, ci sarà tempo per pensarci. Grazie per aver guardato l'intero video. La notizia è qui per finire. Mettete mi piace e commentate. In particolare cliccate iscriviti al canale, per ricevere le ultime notizie. Ciao e ci vediamo nei prossimi video.